Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo di come produrre contenuti ampi e profondi senza avere crisi di contenuti. Il tema è piuttosto lungo, c'è da ragionare del posizionamento sulle query, del blog, del canale YouTube e di come produrre contenuti ampi e profondi. Cosa sono le query? Le query sono i temi e le domande che gli utenti fanno al motore di ricerca. Motore di ricerca di Google, Bing, che forse probabilmente usano in pochi, motore di ricerca di YouTube, motore di ricerca per ricerche vocali e per smartphone. Per ogni motore di ricerca invocato è disponibile una SERP diversa, o perlomeno adattata in modo diverso. Classificazione delle query, ormai ovviamente penso che la sappiano anche Sassi. Navigazionali, ad esempio, cercate il website della Epson e andate a scrivere la frase website Epson perché ad esempio volete scaricare i nuovi driver per la vostra stampante. Poi ci sono le query informative, ad esempio, digitate la query stampante laser versus stampante inkjet. Pensate ad esempio di comprare una stampante, ma siete praticamente incerti se prendere una laser oppure una inkjet e quindi vi andate ad informare. Quando invece andate a digitare dentro un motore di ricerca una frase del tipo recensione stampante Epson XYZ, questa query è sempre di tipo informativo, ma è fatta da utenti che sono in fase di valutazione del marchio e del modello della stampante, quindi stanno raccogliendo informazioni tecniche, pratiche e anche prezzi più specifiche su un determinato modello, per cui in questa fase gli utenti sono più prossimi a trasformarsi con i propri click in potenziali acquisti. Poi ci sono le query transazionali, ad esempio acquista stampante Epson XYZ, che solitamente Google vi riporterà tutta una serie di link di amazzonici. Questa fase, chiaramente nelle query transazionali, volete, diciamo, valutare se comprare la stampante online con un acquisto per corrispondenza oppure se, diciamo, vi interessa soltanto dare un'occhiata generale ai prezzi per avere il polso del mercato. Ma poi, diciamo, la stampante avete già precedentemente nella vostra mente l'intenzione di andarla a comprarla in un superstore di elettronica. Ora, se non gestite un'attività commerciale, questa classificazione delle query vi serve conoscerla solo per valutare quanto traffico esiste sulla query su cui voi vorrete posizionarvi. Inoltre, vi permette di valutare se in fase di apertura di un blog non commerciale, quasi certamente annesso ai vostri interessi e cultura personale, l'analisi che fate sulla stringa che voi volete andare a presidiare vi servirà appunto per estrarre quella linea editoriale che vi permetterà di dominare, o perlomeno che sperate che vi permetterà di dominare la SERP di Google. Solitamente per blog hobbistici andrete a presidiare query di tipo informativo. Una volta definita la linea editoriale, dovete pianificare il calendario editoriale ed iniziare a scrivere post e calendarizzare i vostri contenuti sul blog, avendo ovviamente imparato a scrivere per il web. Ora dovete sapere che la popolazione che frequenta i blog è una popolazione che proviene da un universo diverso da quello della popolazione di YouTube. Gli utenti dei blog leggono i post, per lo più. Scaricano PDF, leggono ebook in PDF, fruiscono contenuti online dai blog, spesso conoscono l'inglese oltre ad un'altra lingua straniera. La popolazione che frequenta i blog è meno numerosa della popolazione che frequenta YouTube. Tuttavia, la popolazione che frequenta YouTube differisce in modo profondo dalla popolazione che frequenta i blog,
perché sono alte le differenze per età, titolo di studio, interessi, capacità di mantenimento dell'attenzione e varie altre mutabili. Per farla corta e breve, solitamente la popolazione che bazzica e che ronza intorno a YouTube è un po' più superficiale della popolazione che invece ronza intorno ai blog. Ora, un blog vi permette di pensare i contenuti in modo schematico e profondo ed esaustivo. Tuttavia un blog senza un canale YouTube perde di una larga fetta di potenziale pubblico, perché gli utenti che ronzano in YouTube molto difficilmente vanno a leggere e frequentare i blogs. Quindi, se meditate ad allargare la vostra utenza, dovete riciclare le bloggate adattandole e remixandole in modalità podcast. Potete leggere le bloggate, le potete sintetizzare, le potete commentare, le potete mescolare con altre bloggate, producendo contenuti nuovi ed adatti per un format compatibile con le abitudini di consumo della popolazione di YouTube. Andrete poi a posizionare il vostro contenuto con descrizioni, titolo, tag, coerenza del contenuto del podcast con quanto avete impacchettato con la relativa copertina, e quindi potrete provare a contattare altri utenti allargando il vostro traffico, ovviamente con dei prodotti pensati per YouTube, con contenuti che sono mutuati dai blog. Un canale YouTube senza un supporto di un blog non potrà sviluppare sinergie, per cui la linea editoriale di un canale YouTube, se sarà monotematica, presto andrà in crisi di contenuti. Se il canale YouTube avrà una linea editoriale multitematica, apparirà agli utenti come un canale caotico che disorienterà gli utenti stessi di YouTube. Se il canale di YouTube avrà una linea editoriale fondata su una focalizzazione pluritematica, apparirà un po' meno caotico, ma non avrà quelle sinergie di un blog alle spalle. Sia nel caso di un canale di YouTube con una linea editoriale multitematica, sia nel caso di un canale YouTube con una linea editoriale fondata sulla focalizzazione pluritematica, senza un blog alle spalle, i podcast video appariranno come dei contenuti estemporanei, con script un po' improvvisati, superficiali, spesso autoedonistici, senza informazioni utili e concrete per gli utenti. Questo perché al podcast mancherà tutta la profondità di pensiero, la ponderazione, la sistematizzazione organica degli argomenti, che è tipica della forma scritta e che la si ritrova in un blog, che appunto offre contenuti pensati e ben strutturati. Mancando il supporto di un blog, è probabile che lo youtuber finirà per avere un'alta rarefazione, sia per scadenze di pubblicazione quanto per profondità di contenuto. Per ovviare alla cronica carenza di contenuti, lo youtuber è probabile che finisca per puntare su una strategia delle collaborazioni. Come si è visto nella puntata precedente, la strategia della collaborazione YouTube è davvero letale. Chi di voi ha mai visto la RAI fare pubblicità a Mediaset? È concreto il rischio di accatastare un bouquet di contenuti in YouTube con la strategia della collaborazione, con file che di fatto sono una serie di pubblicità e simili spam di altri canali YouTube, senza offrire ai propri utenti uno sviluppo di contenuti per vie interne, appunto con dei contenuti unici, profondi, che sono la prima ragione del perché gli utenti in YouTube possono decidere di iscriversi ad un canale. In breve, come si fa a produrre contenuti ampi e profondi? Prima si apre un blog e poi un canale YouTube. Il canale YouTube, nel format del podcasting dentro YouTube, si nutrirà principalmente dei contenuti del blog. Poi, se avrete tempo e voglia, forse potrete anche pensare ad allargare il vostro bouquet di contenuti in YouTube,
implementando ad esempio in YouTube altre idee e format che siano compatibili con i vostri interessi di blogger. Io spero che questa lunga chiacchierata vi sia stata utile. Un saluto, ciao, alla prossima!